Bene, ufficialmente buongiorno a tutti, non vi spaventate, il nome è cambiato del nostro interlocutore, a posto della dottoressa De Luca che per motivi strettamente familiari ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto, avremo con noi la dottoressa Federica Busillo che è dirigente del Dipartimento Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo. Adesso pregherei il dottor Stefano Mignoni di introdurre questa lezione. Ecco, cercherò di essere brevissimo e di lasciare spazio alla dottoressa Busillo. Buongiorno a tutti e benvenuti a Lezioni di Europa. Sono molto onorato di essere qui con voi. Questi incontri, denominati Lezioni di Europa, si riesce a vedere così, denominati Lezioni d'Europa, tra istituzioni e i cittadini sono stati pensati, voluti e realizzati dal partenariato di gestione. Questo è il secondo incontro, il primo si è tenuto e si è svolto a Roma il 16 aprile con il relatore e il ministro degli affari europei Enzo Moavero Milanesi sul tema 20 anni di mercato unico. Cos'è il partenariato di gestione? Il partenariato di gestione, come vedete nella slide, è un modello di cooperazione tra le istituzioni dell'Unione Europea e le autorità degli Stati membri. Il partenariato è composto dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dal Governo Italiano, rappresentato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Gli obiettivi principali sono due: quello di comunicare in modo più efficace l'Unione Europea, informare quindi i cittadini sulle istituzioni dell'Unione Europea, sui progetti, sulle attività, sulle risorse e su tutte le singole iniziative. Secondo obiettivo è promuovere la conoscenza dei diritti e dei valori della cittadinanza europea, promuovere il valore aggiunto di essere cittadino europeo e i diritti fondamentali, le politiche e i programmi a sostegno del mercato unico e della crescita economica e sociale. Le attività del partenariato di gestione, così come abbiamo visto composto dalla Commissione Europea, Parlamento Europeo e Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, sono rivolte a tutti i cittadini, ma in particolare agli studenti, ma anche a tutti coloro che sono interessati. In Lezioni d'Europa i maggiori esperti molto qualificati, parlano dei più importanti temi di cui si discute in Europa. Questa breve presentazione, come vedete, è praticamente conclusa e ringrazio il rettore dell'Università e il corpo docente dell'Università degli Studi della Calabria che ci ospita, e tutte le autorità qui presenti che partecipano a questa lezione d'Europa sul tema della politica di coesione con la dottoressa Federica Busillo. Vorrei aggiungere e augurarmi che questo sia il primo passo verso una sempre più stretta collaborazione interistituzionale. Grazie a tutti e buona lezione d'Europa. Bene. La dottoressa Busillo, come vi dicevo, è la persona giusta al posto giusto che ci dirà le cose più importanti che noi attendiamo di sapere da una lezione come questa. Vedete, è giovanissima, è dal 2009 però è dirigente presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico alla Direzione Generale per la Politica Regionale Comunitaria. E in questo posto ci lavora dal 2002 occupandosi di tante cose importanti presso gli organismi internazionali soprattutto. Solo per illustrarvi la personalità vi dico che è laureata in economia presso l'Università degli Studi di Napoli dove ha conseguito specializzazioni nei campi dell'economia pubblica e dell'economia dello sviluppo. Ha svolto attività didattica un po' ovunque, da Napoli e Napoli altrove, ma mi piace ricordare che è stata fellow presso il Nuffield College dell'Università di Oxford, dove sinceramente non ci arrivano tutti quanti, e soprattutto che il suo curriculum è ricco di articoli e di saggi proprio su temi della finanza pubblica, dell'analisi delle politiche pubbliche, dello sviluppo del territorio
e dell'impatto della politica di coesione sulla crescita delle regioni europee. Io so che la sua relazione si articolerà in 5 punti, ma è inutile che ve li sveli, perché sarà lei a svelare. Dottoressa, a lei la parola e l'ascolteremo con grande piacere. Allora, grazie molto dell'invito e grazie della bella presentazione. Io diciamo, cercherò di fare un quadro della politica di coesione, come si è evoluta nei trattati e quindi nei diversi cicli di programmazione, e mi soffermerò sulla strategia attuale e sulle azioni del governo sta intraprendendo per lanciare l'uso dei fondi strutturali. E darò qualche anticipazione appunto sul negoziato che è in corso in Europa e che riguarderà la programmazione 2014-2020. È inutile dirlo che la politica di coesione, come è stato ben anticipato, è uno degli assi della costruzione europea, insieme all'Unione Monetaria, insieme al mercato unico. Ed è una voce di spesa importante del bilancio comunitario dopo la politica agricola comune. Circa un terzo delle risorse del bilancio comunitario sono destinate a questa politica, si tratta di 347 miliardi di euro nella corrente programmazione, che sono destinati appunto ai fondi strutturali e al fondo di coesione, sono strumenti di intervento volti alla riduzione dei divari nei livelli di sviluppo delle regioni europee e al miglioramento delle condizioni di contesto dei territori per favorire appunto la competitività dell'intera Unione. È un obiettivo importante, ambizioso, che deve necessariamente tener conto delle specificità dei territori, e per questo diciamo la politica è appunto una politica molto complessa. Per l'Italia si tratta di risorse molto importanti. Nella corrente programmazione abbiamo 59 miliardi di euro, di cui 28 di fondi europei e la rimanente parte di cofinanziamento nazionale. E sono risorse importanti chiaramente per lo sviluppo del Mezzogiorno, che appunto devono essere ben utilizzate. E sono risorse utilissime in questo momento perché diciamo, contribuiscono a soddisfare e a raggiungere quegli obiettivi di crescita e di inclusione che vediamo sempre più presenti nell'agenda dell'Unione Europea. Come è concepita in Italia la politica di coesione? È innanzitutto una politica di offerta, quindi interviene a migliorare le condizioni di contesto dei territori. È una politica rivolta ai luoghi, nel gergo noi usiamo la denominazione di politica place-based, quindi interviene per ridurre i divari nella dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, nelle disparità nel mercato del lavoro, con un'attenzione particolare ai segmenti dove sono più acuti i problemi al sud, i giovani e le donne. Ma assegna uguale importanza alla riduzione delle disparità in alcuni servizi pubblici fondamentali per la qualità della vita e per la competitività delle imprese. Ho riportato in questa tabella alcuni dati che appunto mostrano ancora le disparità esistenti tra Mezzogiorno e il resto del paese in servizi appunto importanti come l'istruzione secondaria e terziaria, e sono ben noti i dati relativi alle peggiori performance degli studenti del sud nelle indagini PISA dell'OCSE, la percentuale dei laureati, ma anche i servizi alla persona, i servizi per l'infanzia, l'assistenza domiciliare integrata per gli anziani non autosufficienti, i servizi per le imprese, l'efficienza del settore idrico, la gestione dei rifiuti, l'energia, sono tutti questi campi di intervento della politica di coesione. Come nasce la politica di coesione? Nasce, diciamo, viene evocata dal Trattato di Roma, perché in effetti nei trattati istitutivi della comunità europea la riduzione dei divari regionali è un obiettivo degli Stati membri e non della comunità. Quindi
fino agli anni 70 non esiste una politica di coesione comunitaria, nel senso che non è appunto amministrata con risorse comuni, gestite appunto dalla comunità con sul mandato degli stati membri. E nel 1962 viene istituito il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, ma diciamo il primo passo in avanti verso la costituzione di una politica di coesione comunitaria sia con la creazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è ancora oggi diciamo il principale strumento per la riduzione degli squilibri territoriali, ed è il primo passo per l'assunzione appunto di un ruolo attivo della Commissione nella risoluzione dei problemi connessi allo sviluppo delle regioni. Il FED però è ancora concepito all'epoca come come strumento che serve a compensare i paesi contribuenti netti al bilancio comunitario. La prima sostanziale riforma dei fondi strutturali si ha nell'87 con l'atto unico, dopo l'assunzione dell'atto unico europeo, che aggiunge il titolo quinto, coesione economica e sociale, al Trattato di Roma, e diventa la politica di coesione diventa una politica della comunità. Quindi nell'atto unico europeo si dice che la comunità mira a ridurre il divario tra le regioni e a favorire appunto lo sviluppo delle regioni meno favorite. Ricordo che questa riforma interviene dopo l'ingresso nell'Unione Europea di tre paesi appunto importanti, che sono la Grecia, la Spagna e il Portogallo, che chiaramente avevano un livello di sviluppo molto disomogeneo rispetto ai paesi già entrati, e quindi questo rende più evidente il problema dello sviluppo regionale. Subito dopo l'adozione dell'atto unico europeo, il primo pacchetto Delors stanzia per la politica di coesione 63 miliardi di euro e appunto fondi che saranno destinati al 43% della popolazione dell'UE, quindi cominciano a rafforzarsi le risorse destinate ai tre fondi. E si delineano anche i principi fondanti della politica che appunto manteniamo ancora oggi, che sono la programmazione pluriennale, la concentrazione geografica degli interventi, l'addizionalità, il partenariato, la complementarietà, quindi il cofinanziamento degli interventi, dei programmi cofinanziati dai fondi europei, e la coerenza con le altre politiche economiche. Le basi per la seconda riforma dei fondi strutturali vengono gettate con il Trattato di Maastricht nel 92, che istituisce innanzitutto il Fondo di Coesione, altro strumento importante destinato ai paesi più poveri dell'Unione Europea, quelli con un PIL pro capite inferiore al 90% del reddito medio pro capite dell'UE. Il Trattato di Maastricht, tra le altre cose, istituisce il Comitato delle Regioni, quindi diciamo apre l'Unione Europea alla rappresentanza degli interessi del livello subnazionale. Il Trattato di Maastricht fa da volano al ciclo di programmazione 94-99, che appunto è delineato nel secondo pacchetto dell'OR, che aumenta notevolmente il peso della politica di coesione sul bilancio comunitario. Si raggiungono 167 miliardi di euro destinati a questi interventi. Ci sono 6 obiettivi territoriali, 5 strumenti finanziari, e l'intensità della politica varia diciamo sia in termini di scopi che di strumenti. Il terzo ciclo di programmazione è preceduto dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, che tra l'altro pone delle sfide importanti all'Europa in termini di crescita e occupazione. Nel 97 la Commissione e la comunicazione della Commissione europea Agenda 2000 punta sul ruolo prioritario della politica di coesione per la risoluzione di questi problemi, anche tenendo conto della prospettiva del futuro allargamento. Nel 2004, ricordiamo, entreranno nell'Unione Europea 10 paesi dell'Europa centro-orientale, e si apre così la terza riforma dei fondi strutturali, con un bilancio che pesa 287 miliardi sul bilancio europeo,
sono introdotte diverse semplificazioni anche normative, è previsto un regolamento generale sui principi comuni, quindi gli obiettivi territoriali, i metodi di programmazione, i metodi di gestione finanziaria e controllo e dei regolamenti specifici per ciascun fondo. Dai sei obiettivi della programmazione 98-99 si passa ai tre obiettivi del 2000-2006 più i regimi transitori. Infine la quarta riforma, quella corrente, viene introdotta dal terzo rapporto sulla coesione. Nel bilancio dell'Unione Europea viene dedicata una rubrica alla coesione economica e sociale con uno stanziamento di 347 miliardi di euro. Ci sono tre obiettivi, due obiettivi territoriali, l'obiettivo convergenza delle regioni appunto in ritardo di sviluppo, l'obiettivo competitività e occupazione che copre il rimanente territorio dell'UE, più l'obiettivo cooperazione territoriale. La programmazione si avvia con la pubblicazione della Commissione degli orientamenti strategici comunitari che sono appunto separati per la politica di coesione e per la politica di sviluppo rurale. Un elemento importante della programmazione corrente è il contributo più chiaro che la politica di coesione dà all'agenda, prima all'agenda di Lisbona e poi alla strategia Europa 2020, quindi la coerenza strategica della programmazione della politica di coesione con gli obiettivi dell'agenda europea per la crescita attraverso un meccanismo che appunto citato nei regolamenti, dettato nei regolamenti che è appunto l'air marking, che prevede un'allocazione destinata di fondi agli obiettivi della strategia europea. Queste mappe per far vedere diciamo, come cambia la geografia della politica, qui vediamo le zone ammissibili agli obiettivi nel periodo 94-99, come vedete l'obiettivo 1, cioè le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media, del reddito medio pro capite dell'Unione Europea, che è il criterio di elegibilità, ricevono il 68% dei fondi e coprono una popolazione che pari al 24% dell'Unione Europea. Nel 2000-2006 ancora le regioni dell'obiettivo, abbiamo detto ci sono tre obiettivi, le regioni dell'obiettivo 1 ricevono il 65% dei fondi e coprono il 22% della popolazione dell'Unione Europea all'epoca. Questa è la mappa che fa vedere invece la situazione attuale, le regioni in convergenza, l'Italia, le quattro regioni del sud, più la Basilicata che è in phasing out, 170 milioni di abitanti raggiunti attraverso appunto, i fondi destinati all'obiettivo convergenza. Per finire sul quadro normativo, il Trattato di Lisbona ha modificato il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea introducendo un elemento importante, cioè estendendo la coesione economica e sociale all'aspetto territoriale. Il Trattato richiama il principio di coordinamento delle politiche economiche e la competenza concorrente dell'Unione Europea. Le politiche e le azioni dell'Unione Europea tengono conto degli obiettivi di coesione e concorrono alla loro realizzazione e richiama appunto i fondi a finalità strutturali e lo strumento è il FESR che rimane lo strumento finanziario principale per la correzione dei principali squilibri regionali. Vado più veloce su questa tavola che fa appunto un confronto tra l'architettura della programmazione nel 2000-2006-2007, come in parte appunto già accennato. La cosa importante volevo dire qui è che nella corrente programmazione noi abbiamo un documento di riferimento che delinea la strategia, il quadro strategico nazionale, che ha individuato appunto le priorità della programmazione italiana e i programmi operativi nazionali e regionali per appunto raggiungere gli obiettivi della politica.
È molto interessante vedere come è stato adottato il QSN, perché dà diciamo, conto di quanto è complessa anche la governance della politica per la numerosità degli attori che sono coinvolti. Una governance multilivello che praticamente fin dalla formazione del documento di strategia è che è partito appunto nel 2005, è un processo molto partecipato che ha coinvolto le amministrazioni centrali, le regioni, il partenariato istituzionale, il partenariato socio-economico, e per appunto la negoziazione dei contenuti della strategia. Il Dipartimento presso il quale lavoro ha diciamo, proposto il documento ha coordinato il processo che ha portato poi alla sua approvazione da parte della Commissione europea. Anche la governance diciamo, del quadro strategico nazionale appunto è abbastanza complessa. Noi abbiamo un comitato di coordinamento della politica regionale che è coordinato appunto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che vede la partecipazione delle amministrazioni centrali, della Ragioneria Generale dello Stato, che è l'autorità responsabile della gestione finanziaria dei fondi, del partenariato istituzionale ed economico, e che appunto monitora l'avanzamento della politica, il raggiungimento degli obiettivi, e decide sulle programmazioni, sulle modifiche da attuare in corso d'opera. È importante, diciamo, nell'attuale fase economica spendere qualche parola appunto sul raccordo tra politica di coesione e la strategia europea per la crescita. Gli obiettivi della politica di coesione si raccordano con quelli della strategia europea. E questo raccordo, diciamo, è divenuto molto più stretto con l'introduzione del semestre europeo, che ha diciamo, consentito di rafforzare il coordinamento ex ante delle politiche economiche. Come vedete da questa tavola, gli obiettivi della politica di coesione incrociano gli obiettivi di Europa 2020, quindi vedete l'ingente quota destinata a ricerca e innovazione, a occupazione, istruzione, inclusione, energia e clima, che sono appunto i traguardi che la strategia europea ha davanti. E questo raccordo come avviene? Avviene attraverso diciamo, un momento importante, che è la preparazione del programma nazionale di riforma, a quale chiaramente contribuiscono tutte le politiche, compreso la politica di coesione, tutte le politiche indirizzate appunto ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel PNR viene descritto come la politica di coesione, l'azione complessiva della politica di coesione è molto importante, viene descritta come le politiche settoriali si adattano alla dimensione territoriale attraverso l'azione dei programmi operativi nazionali, dei programmi operativi regionali nei settori chiave della strategia Europa 2020. Un altro elemento importante introdotto dal semestre europeo e del governance macroeconomica sono le raccomandazioni specifiche che, sulla base dell'analisi del programma nazionale di riforma, su proposta della Commissione europea, il Consiglio europeo approva, adotta nei confronti degli Stati membri. Chiaramente queste raccomandazioni che sono in discussione, è stata appena presentata la proposta da parte della Commissione europea, saranno appunto approvate in via definitiva a luglio, devono orientare tutte le politiche economiche e quindi orientano anche la programmazione della politica di coesione, e quindi diciamo richiedono, laddove necessario, degli aggiustamenti, tenendo conto del fatto che comunque diciamo, la governance macroeconomica si muove su un arco, un ciclo annuale, mentre la programmazione dei fondi strutturali, come sappiamo, copre un arco di tempo settennale.
Ecco, vorrei soffermarmi adesso sul cosa, diciamo, come da, a partire dal 2011 il governo sta operando per rilanciare l'azione dei fondi strutturali, che, come è stato messo in evidenza in precedenza, presenta delle problematicità. Ci sono dei programmi operativi sicuramente in grave ritardo, i programmi dell'area convergenza lo sono, questo è un dato incontrovertibile. E quindi, diciamo, è stato necessario proprio intervenire anche con misure di emergenza per evitare la perdita di risorse, che è stata del tutto evitata, perché l'Italia, come sapete, c'è la regola del disimpegno automatico, quindi c'è il rischio di perdita di risorse se le risorse impegnate non vengono spese nei tempi previsti. Al 31 dicembre 2011 l'Italia ha perso, diciamo, una quota di risorse minima, quindi diciamo che ha soddisfatto l'obiettivo di spesa. È stato necessario proprio operare un rilancio della strategia complessiva, e considerato anche l'attuale momento e considerata l'analisi critica dei fattori che hanno caratterizzato, diciamo, il ritardo, già il precedente governo ha avviato un'azione di riprogrammazione, che non è assolutamente una riprogrammazione finanziaria, ma è un'azione strategica che ha spostato risorse che, appunto, mostravano dei ritardi nella spesa su delle priorità che sono delle priorità per il Paese, quindi non sono priorità per la politica di coesione o per il Mezzogiorno, ma sono proprio priorità per il Paese. I settori della prima programmazione sono l'istruzione, l'agenda digitale, l'occupazione e la mobilità ferroviaria, quindi sono state concentrate risorse su questi settori. Chiaramente, come ho detto, si tratta di interventi per rimediare a fattori strutturali di debolezza, con azioni che avranno, diciamo, effetti nel medio termine e che in un certo senso anticipano anche le azioni delle politiche economiche ordinarie. Quindi, anche da questo punto di vista, l'azione che il governo sta compiendo è molto importante. La prima riprogrammazione è stata avviata a novembre, decisa a dicembre, e tra l'altro decisa in cooperazione con la Commissione europea, che fa parte del gruppo di azione che diciamo monitora questo meccanismo, e prevede, appunto, ha previsto lo spostamento di 3 miliardi e 7 di euro, in parte attraverso la rimodulazione dei programmi operativi, in parte attraverso la riduzione del cofinanziamento nazionale. È un intervento importante anche perché, appunto, favorisce la concentrazione su settori chiave, e in questo anticipa anche alcuni principi della futura programmazione della politica di coesione. Un elemento che voglio sottolineare è che il piano di azione è uno strumento operativo, quindi ha già in sé individuate le azioni e gli indicatori di risultato, quindi c'è un forte legame tra azioni e risultati, quindi un forte orientamento ai risultati, che invece forse è stato uno degli elementi che ha penalizzato la programmazione precedente. Un forte presidio anche da parte del livello nazionale, che appunto coordina questi interventi. I settori, abbiamo detto, sono l'istruzione, è inutile, diciamo, sottolineare quanto è importante l'istruzione. Abbiamo visto anche prima i dati sulle disparità territoriali in questo ambito tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Si interviene per contrastare la dispersione scolastica, per innalzare le competenze chiave degli studenti, per favorire il rapporto scuola-lavoro. L'altro settore è l'agenda digitale, che, come sappiamo, è al centro della strategia italiana di riforma, e tra l'altro anticipa anche un elemento che ci viene poi chiesto nell'ambito delle condizionalità istante che sono previste dalla nuova programmazione, a cui poi farò un cenno successivamente, e quindi prevede il completamento del piano nazionale banda larga e l'avvio della realizzazione del progetto per le reti, appunto, della banda ultralarga.
nelle regioni del Mezzogiorno, con l'obiettivo appunto di ridurre il digital divide in quest'area a favore appunto delle imprese, dei cittadini, della pubblica amministrazione. L'altro intervento rilevante è l'occupazione, si interviene con un credito d'imposta che utilizza 142 milioni di euro a favore delle categorie di lavoratori svantaggiati, quindi dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata. E infine l'altro intervento previsto nella prima riprogrammazione è la mobilità ferroviaria. In questo caso si è deciso di operare con la riduzione del cofinanziamento nazionale. Voglio anche sottolineare che uno dei problemi, diciamo anche del ritardo nella spesa, è il fatto che l'Italia ha scelto di mantenere un livello di cofinanziamento nazionale molto alto rispetto a molti paesi europei virtuosi come la Germania, perché all'inizio della programmazione questo era diciamo, stata una scelta ambiziosa, però significava diciamo, fare leva su più risorse. Chiaramente adesso, nell'attuale contesto e con i vincoli di finanza pubblica che abbiamo e il fatto di stabilità che morde, diciamo, diventato meno sostenibile, quindi il governo appunto ha intrapreso questa azione di riduzione del cofinanziamento, così è finanziato l'intervento sulle ferrovie e chiaramente c'è da dire che nelle ferrovie appunto al sud non si interviene, ci sono gli investimenti al sud sono molto ridotti, invece con queste risorse sarà possibile appunto migliorare la capacità del servizio e il funzionamento del servizio e quindi è un obiettivo anche questo assolutamente prioritario. Tra l'altro è stato appena firmato il contratto istituzionale di sviluppo con RFI che è anche questo un strumento importante introdotto nell'ambito della politica di coesione, questa volta nazionale perché finanziato con i fondi FAS e appunto con il cofinanziamento nazionale dal decreto legislativo 88 che è uno dei decreti che attua il federalismo fiscale. La prima fase di programmazione la programmazione è stata approvata, l'implementazione di queste azioni in corso. A maggio il governo ha intrapreso avviare una nuova azione di riprogrammazione che questa volta ha interessato i programmi nazionali, quindi i programmi operativi nazionali, spostando delle risorse da programmi che presentavano, da interventi che presentavano forti criticità. Anche qui la scelta dei settori è stata una scelta diciamo, importante perché questa riprogrammazione accompagna l'agenda per la crescita e per l'inclusione italiana, si interviene appunto con misure di inclusione sociale, finanziando e potenziando i servizi di cura per gli anziani e per l'infanzia al sud, che come abbiamo visto hanno un livello di copertura molto più basso rispetto al resto del paese. Si interviene con azioni a favore dei giovani, sappiamo quanto è preoccupante la situazione della disoccupazione giovanile al sud e questo intervento è perfettamente in linea con le decisioni del Consiglio europeo del 30 gennaio scorso che ha costituito un action team del quale fa parte la Commissione europea e che opera appunto in Italia per rafforzare gli interventi per i giovani. Ecco, vorrei diciamo, avviarmi verso le conclusioni dando qualche anticipazione su cosa invece prevede il negoziato in corso in Europa per la programmazione futura, che come ho detto noi stiamo in parte anticipando con il piano di azione coesione. Innanzitutto ci sarà una piccola riduzione dell'allocazione destinata alla coesione nelle prospettive finanziarie, questa è una proposta che è stata presentata a giugno, che vede appunto per la coesione per il capitolo coesione economica e sociale un meno 5%. Un'altra novità importante è la previsione di una nuova categoria di regioni, che è quella delle regioni in transizione, che appunto non era presente nei precedenti cicli di programmazione
e che praticamente racchiuderà tutte le regioni che hanno un reddito pro capite superiore al 75% della media europea, ma inferiore al 90%, quindi sarà la categoria intermedia tra le regioni in convergenza e le regioni appunto più sviluppate. E, questi, per l'Italia stiamo chiaramente facendo delle simulazioni su come si collocheranno le regioni italiane. Sicuramente rimarranno in convergenza le quattro regioni del sud che ci sono e dovrebbero andare nel regime di transizione la Basilicata e la Sardegna, questo con i dati diciamo ad oggi, perché appunto la Commissione Europea poi rilascerà i nuovi dati sulla base dei quali verranno aggiornate queste simulazioni, quindi diciamo sto parlando di un dato che non è ancora certo. Un altro elemento importante è sempre questo forte allineamento della politica di coesione alla strategia Europa 2020, quindi agli obiettivi della strategia Europa 2020. In questo caso ci sarà proprio una preallocazione di risorse, cioè per fare un esempio, nelle regioni meno sviluppate il 50% del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dovrà essere destinato a ricerca e innovazione, competitività delle piccole e medie imprese e transizione verso un'economia a basso emissioni di carbonio, quindi che sono diciamo alcuni dei traguardi più importanti della strategia europea, così come il Fondo Sociale Europeo avrà una forte attenzione agli obiettivi di inclusione sociale di Europa 2020. Questi sono gli 11 obiettivi tematici della futura programmazione, come diciamo è inutile che ripeto, come vedete riprendono molto i traguardi, i target della strategia europea. Ci saranno, come già erano presenti nella corretta programmazione, le azioni per la ricerca, per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, per le piccole e medie imprese che diventano un obiettivo importante di questa futura programmazione, per l'ambiente, per i settori a basse emissioni di carbonio, per l'uso efficiente delle risorse, per i trasporti sostenibili, l'occupazione, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e la povertà, è un'azione, diciamo, è un obiettivo molto importante in questa futura programmazione, nell'istruzione, nell'apprendimento e l'undicesimo obiettivo riguarda il rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione. Ho già detto che appunto ci sarà una nuova categoria di regioni che la concentrazione nella futura programmazione, la concentrazione dei fondi sulle regioni meno sviluppate sarà meno evidente. Come vedete appunto il 68,7% dei fondi andrà alle regioni meno sviluppate, ma le regioni più sviluppate manterranno comunque il 15,8%, le regioni in transizione avranno questa quota del 11%. Ci sono diversi aspetti positivi, diciamo, che possiamo accogliere positivamente. Il negoziato, come ho detto, è in corso, quindi su molte proposte appunto è aperta la negoziazione, ci potrebbero essere modifiche, però ci sono alcuni elementi positivi che sicuramente verranno mantenuti, e cioè questo forte allineamento con gli obiettivi della strategia europea, quindi crescita intelligente, innovazione, ricerca, sostenibile, attenzione all'ambiente e inclusione sociale. Ci sarà un forte allineamento tra la politica nazionale e i programmi nazionali di riforma, questo rapporto sarà sempre più importante. Un maggiore coordinamento a livello europeo della politica di coesione, ci sarà un quadro strategico comune, unico questa volta, per la politica di coesione e per lo sviluppo rurale e la pesca. Una cosa molto importante è l'orientamento ai risultati, che noi
questo aspetto l'Italia spinge molto, come ho detto, ne ha anticipato poi la realizzazione del piano di azione coesione. Una novità molto importante è quella delle condizionalità ex ante, che sono, diciamo, l'insieme dei prerequisiti che la Commissione ha individuato anche su proposta dell'Italia, perché questo è stata una, diciamo, una decisione molto, molto sostenuta dall'Italia, dei prerequisiti che possono rendere efficaci gli interventi della politica di coesione, perché appunto uno dei problemi della non efficacia della politica è il fatto che la politica di coesione può dare un contributo, ma servono delle condizioni di contesto affinché gli interventi siano efficaci. E quindi la Commissione ha fatto una serie di proposte, molte sono, diciamo, positive. L'Italia si sta attrezzando per capire come sia le regioni che le amministrazioni centrali sono posizionate rispetto a queste condizionalità ex ante, quindi rispetto ai prerequisiti che la Commissione richiede di avere prima ancora di poter spendere i fondi. Cioè, se non ci sono questi prerequisiti, i fondi non possono essere spesi. E quindi noi ci stiamo attrezzando con una consultazione con le amministrazioni centrali, con le regioni, per fare il quadro della situazione, per arrivare all'avvio della programmazione con una situazione appunto che ci permetterà di ricevere i fondi, ma appunto sono un argomento molto molto importante. Ci sarà la più integrazione, cioè la possibilità di programmi, interventi sul fondo, saranno utilizzati nuovi strumenti per i progetti di programmi di sviluppo territoriale. E si prevede, diciamo, una riduzione anche del carico amministrativo, quindi dell'eccesso di regole, che è un altro elemento che diciamo, ha penalizzato la programmazione corrente. Io, diciamo, spero di essere stata, di aver dato un quadro ricco di informazioni, certamente non esaustive. Se qualcuno di voi, adesso passiamo alla seconda fase molto veloce, molto studiata, di domande e risposte. Bene, allora, la prima di queste domande è pervenuta attraverso Twitter. Sono delle domande complesse, io spero che lei sia nella risposta molto più schematica e semplice che è stata nella lezione. La prima domanda è questa: quali sono i settori della riprogrammazione finanziaria dei fondi strutturali che si ritengono strategici per la ripresa economica e per quale motivo? Come sono stati individuati a livello centrale o con un'azione di coordinamento tra autorità centrali, locali e gruppi di interesse? È una doppia domanda. Sì, diciamo, su questo punto ha fatto qualche cenno, che riferiscono appunto all'azione di riprogrammazione che è stata decisa con il piano di azione coesione. Come ho detto, si tratta di settori che appunto sono delle priorità per il Paese, perché sono, diciamo, settori importanti, c'è l'educazione, c'è l'agenda digitale, ci sono le ferrovie, ci sono le misure per i giovani, ci sono le misure per la competitività delle piccole imprese, anche in campi, diciamo, abbastanza emergenti come quelli dell'innovazione sociale. E quindi sono, come ho ribadito, queste azioni accompagnano proprio l'agenda per la crescita e per l'inclusione. Diciamo, favoriscono, anticipano, possiamo dire, degli interventi, delle riforme strutturali che necessitano di essere accompagnati anche dalle politiche ordinarie. Come sono stati scelti? C'è stata sicuramente un'analisi critica delle situazioni, delle difficoltà presenti nella programmazione, che hanno portato al ritardo nella spesa dei fondi. C'è stata una valutazione complessiva proprio su appunto dove sta andando il Paese e di cosa ha bisogno il Paese. Un forte coordinamento appunto con le politiche economiche ordinarie, quindi c'è stato sicuramente un forte ruolo del centro, del livello centrale.
che ha appunto individuato i settori, chiaramente in consultazione con le regioni, perché questi fondi appunto sono fondi che già presenti nei programmi operativi, quindi c'è stata una fase di consultazione di raccordo con 100 regioni, a cui si è unita anche una consultazione con i gruppi di interesse, con il partenariato, per capire appunto i fabbisogni dei territori, perché poi, come ho detto, sono azioni concrete che intervengono sui territori e per i quali si è cercato di arrivare alla base della filiera di programmazione, quindi individuando i risultati che ci atteniamo da queste azioni. Seconda domanda, quali sono le azioni in campo per superare le criticità che hanno ostacolato il corretto utilizzo dei fondi? Qualcuno ha già accennato a tante di queste cose. Beh, le criticità appunto sono tantissime, cioè è difficile individuare una giustificazione del ritardo, alcune le ha menzionate lei in precedenza. Io posso aggiungere appunto i vincoli posti dal patto di stabilità interno che non hanno appunto favorito la spesa, a questo si è cercato di rimediare con una deroga che è stata introdotta che il governo ha introdotto nel decreto Salva Italia, per cui alle regioni è stato concesso un plafond di 3 miliardi di euro per 3 anni che certamente non risolvono la situazione ma che aiutano. Per accelerare la spesa, oltre agli interventi del piano di azione, sono state previste delle misure di accelerazione, sono stati fissati il governo centrale ha fissato dei target di spesa anticipati rispetto ai target che ci vengono richiesti alla tempistica della richiesta alla Commissione europea, che appunto ci consente di monitorare il progress, l'avanzamento dei programmi, di conoscere per tempo le misure, gli interventi più critici e quindi di riprogrammare, reindirizzare, individuare gli aggiustamenti necessari per evitare appunto il rischio di perdere le risorse e per spendere bene le risorse. Bene, ultima domanda arrivata via Twitter, ce ne sono altre attraverso questo messaggio, sì, no? Quali le condizionalità, mamma mia che parola brutta, della nuova programmazione più penalizzante per l'Italia e qual è la posizione italiana per evitare a Bruxelles la penalizzazione del paese? Sì, allora le condizionalità ex ante è uno strumento appunto previsto dal regolamento di esclusione. Perché il termine è brutto? È brutto il termine, però invece è molto importante lo strumento, tra l'altro è un'opportunità per l'Italia, perché se non sappiamo capire che è un'opportunità, allora veramente mettiamo a rischio l'efficacia della politica di coesione anche in futuro, perché le condizionalità ex ante individuano nei settori che sono oggetto della politica di coesione dei requisiti che sono fondamentali per l'efficacia degli interventi, quindi l'aver recepito le direttive nei settori in cui interviene la politica di coesione, avere una strategia per la ricerca e l'innovazione a livello nazionale, a livello regionale, attrezzarsi per superare le difficoltà appunto che hanno portato alle infrazioni nei settori dell'ambiente, delle risorse idriche, attrezzarsi con un piano nazionale dei trasporti, sono tutti elementi proprio di base che devono accompagnare, devono essere preesistenti affinché gli interventi della politica di coesione possano essere efficaci. Quindi l'Italia vede assolutamente questo tema come un'opportunità. Chiaramente dobbiamo attrezzarci per gestire questa opportunità, quindi capire bene nei diversi settori dove siamo, a che punto siamo, cosa manca, cosa dobbiamo fare nei tre anni che separano la programmazione, per consentire alle regioni di avere e alle amministrazioni centrali di accedere ai fondi. Quindi in questo le regioni e le amministrazioni centrali ci devono dare una mano importante. Lei anticipa un po' nelle sue risposte qualcosa delle domande che vengono fatte via Twitter, da Perugia sono arrivate due domande, da Patrizio De Santis e da Cosenza invece qui in sala, la dottoressa Biancarende che ne fa altre due.
La prima di Perugia è qual è la posizione del governo sulle condizionalità ex ante la nuova programmazione, mi sembra che più o meno è quello che ha detto. Allora andiamo alla prima della dottoressa Biancherelli, che essendo corresponsabile anche di un recupero di credibilità della regione Calabria a Bruxelles, quando lei ha lavorato in regione, quando poi la Umbria dopo 3 anni disse beh, questa Calabria incomincia a funzionare ed è già importante questo, e lei era nel pool, nello staff che lavorava per i rapporti con l'Europa. Bene, chiede, dopo la ricentralizzazione delle risorse non spese e la riallocazione sui settori prioritari del piano d'azione coesione, concretamente come sarà gestita la spesa di questi fondi? Saranno responsabili le regioni già inadempienti o i ministeri? Tramite piani o bandi, dietro presentazione di progetti territoriali, come vede, è articolata? Sì, diciamo, poi i meccanismi di attuazione saranno differenziati a seconda degli interventi, appunto, delle tipologie di azione. E chiaramente, come ho già detto, lo Stato centrale avrà una forte regia, ma io non parlerei di ricentralizzazione, nel senso che c'è un accordo tra Stato e Regioni, quindi le Regioni saranno ugualmente responsabili dell'attuazione. E così come sta rispondendo alla seconda domanda anche di Fabrizio De Santis, che io non le ho fatto, che chiedeva qual è il ruolo delle regioni nella riprogrammazione. Sì, così come le amministrazioni diciamo centrali competenti per settori, ci saranno sicuramente dei bandi, alcune azioni saranno attuate tramite bandi. In generale ci sarà un presidio nazionale più forte rispetto al passato e ci sarà anche un monitoraggio più attento, un ruolo più attento da parte della Commissione europea, che segue questa riprogrammazione dell'Italia e che quindi ha un occhio dedicato su questa nuova strategia. Le domande si arricchiscono, ci offrono nuovi spunti. Le faccio la seconda di Biancherelli. Uno dei limiti accertati dalla valutazione ex post sul precedente programma figurava lo scarso affiancamento del centro alla periferia, cioè alla regione. Su questo punto ci sono stati miglioramenti concreti in questo nuovo ciclo, oltre la centralizzazione dei piani? Sì, diciamo che questo è indubbiamente, non bisogna che ha timore di dirlo, che forse una debolezza nel coordinamento delle azioni da parte del centro c'è stata, così come c'è stato un indebolimento forse delle capacità di gestione da parte delle regioni, dovuto anche ad un eccesso appunto di regole, di procedure. Quello che si sta tentando di fare è di realizzare una programmazione in cui il coordinamento, il presidio nazionale sia più forte rispetto al passato, che siano individuati proprio strumenti di monitoraggio efficaci. Le azioni devono essere appunto monitorate in progress per vedere se gli indicatori di risultato che accompagnano queste azioni si stanno raggiungendo, e ci vuole una cooperazione rafforzata tra le regioni, tra lo Stato e da parte della Commissione europea. Nel quadro della riforma di coesione sono contemplate misure ulteriori rispetto a quelle preesistenti in materia di cooperazione tributaria per arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, considerando che per via della libera circolazione di capitali frequenti sono in corso i paradisi fiscali? Beh, questo è un tema importantissimo che comunque però è sulla, non rientra nell'ambito della politica di coesione. Però il governo italiano deve impegnarsi per evitare, appunto con la regolamentazione necessaria, per evitare il deflusso di capitali, perché questa è una posizione di contesto importante. Affinché la politica di coesione possa essere efficace, i capitali vanno investiti anche sfruttando la leva dei fondi strutturali, quindi cofinanziando gli interventi dei fondi strutturali. Se invece c'è un deflusso di capitali, tutto diventa più difficile.
però appunto è una questione di cui bisogna assolutamente tener conto. La politica di coesione diciamo promuove iniziative come la concessione di garanzie, cioè, certamente gli aiuti alle imprese che possano far sì appunto che gli investimenti rimangano sui territori, però è necessario il contributo diciamo, dell'azione delle politiche economiche nazionali, ed è un discorso diciamo, molto più ampio. La spesa dell'Unione Europea della Regione Calabria si attesta a livelli molto bassi, per la verità. Giorni fa c'è stato questo dato che documentava questo livello molto basso. È dovuto, chiede il nostro interlocutore, ad un mancato allocamento delle risorse mediante bandi da parte della Regione, oppure sono gli applicati ad esse pochi, ce li tengo io, penso che leggo male io, ma penso che voglia dire se le risorse applicate a queste cose sono poche, insomma. No, le risorse, diciamo, la Calabria, essendo una delle regioni in convergenza, dispone di un budget fantastico, credo che siano 4 miliardi, dovrebbero essere 4 miliardi di euro in questa programmazione, sono risorse importanti, quindi che vanno spese. Io posso dire che questa è una situazione un po' comune a tutte le regioni e che i ritardi dipendono anche un po' dall'eccesso di regole che questa politica richiede. L'avvio della nuova programmazione 2007-2013 si è accompagnata con la chiusura della precedente, quindi questo ha creato proprio delle difficoltà in termini gestione, quindi forse una semplificazione delle procedure potrebbe sicuramente beneficiare, agevolare le regioni nell'accelerare la spesa. Questa è molto politica, lo sai, è una sensazione molto diffusa, generalmente diffusa. In Calabria, non so per la Calabria, per la verità, in Calabria vige una sorta di ostruzionismo politico per avere accesso ai finanziamenti derivanti dai PON. Se non ci si fa sponsorizzare, tra virgolette, da un politico le richieste, i progetti non vengono idoneamente valutati. Ciò crea frustrazione e scoraggia. Cosa ci consiglia di fare? Come si può denunciare questo atteggiamento? Beh, so che lo è una domanda veramente difficile, è appunto legata al contesto, cioè le azioni per la legalità sono essenziali. Se dovessero esserci questi fenomeni di cui io assolutamente non ho contezza, cioè nella regione Calabria, vanno assolutamente denunciati. L'obiettivo di appunto di avere la massima trasparenza sull'uso di queste risorse. Noi stiamo investendo anche per questo, stiamo tra l'altro a livello centrale costruendo un portale appunto che avrà l'obiettivo di dire come è speso ogni euro della politica di coesione, di mettere i cittadini appunto nelle condizioni di conoscerne i risultati, quindi eventualmente di denunciare situazioni di illegalità, appunto difficoltà che mi auguro siano sempre, diciamo, sempre meno, che il principio di trasparenza, se di legalità, il principio di trasparenza siano sempre più forti. Ci sono altre domande? Non ce ne sono. Io a questo punto non mi resta che chiudere questo nostro incontro. Vi ringrazio, ma non soltanto formalmente, il fatto formale, la dottoressa Musillo, perché la sua lezione è stata, come dicevo prima, di una linearità eccezionale. Anche uno come me, che è ritardato su queste cose, è riuscito a capire che cosa sta avvenendo in questo settore così importante, eppure così, come ci diceva l'ultima domanda, molto utilizzato molto spesso con fini politici che non determinano lo sviluppo quello sperato. Ringrazio lei, ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Ministero, ringrazio tutti quanti, ma soprattutto ringrazio voi che avete avuto la pazienza, la correttezza, la sensibilità di stare qui ad ascoltarci dall'ultimo. Arrivederci.